In ebraico, in italiano, בסדר? Qua ce l'hai in italiano, qua in ebraico, אבל che בעזרת השם quello che studiamo è l'unishmat, vuol dire per l'innalzamento dell'anima di Rabbi Shmuel ben Rachel. Ben Rachel, בעזרת השם, che oggi è la sua data. Per chi non lo conosce, lo zio Shmuel era. Fa parte del Binyan, vuol dire della creazione della nostra Tshuva, e non solo della mia, ma dai di tutti quelli che abitavano a Livorno, lo so da quello. E Bezrat Hashem che dal cielo ci aiuti ad avvicinarci ad Akadosh Baruch Hu il più possibile, Bezrat Hashem, che questo è Ikar. Ikar è la cosa fondamentale. Dice qua Rabbi Nachman, nella Torah numero 211, ne l'abbiamo tradotta così, casereccia, però almeno ce l'abbiamo qua. La ragione che le persone viaggiano, cioè il motivo per cui le persone viaggiano il giorno di Rosh Hashanah dagli tzadikim, è che l'essenza del mitigare i giudizi, vuol dire che come fai a l'essenza del far amtakat dinim, vuol dire di addolcire i giudizi, ok? È solo per mezzo della santità e della purezza dei pensieri. Quindi vuol dire che in pratica come fai a ognuno di noi... Noi lo possiamo leggere così veloce, però cosa dice qua Rabbi Nachman? In pratica ti dice che quando ci sono dei giudizi su una persona o nel mondo, in una comunità in generale, giudizi in generale su una persona, hai un modo per addolcirli. Ok? Qual è il modo per addolcirli? È quando miglioriamo il nostro pensiero, cosa vuol dire? Lo rendiamo più santo e più puro, vuol dire più pulito. A me è piaciuto perché il Rav qua, quando era qua, ha detto una cosa che... Ok, Rabbi Nachman ci ha detto una cosa buona, che bisogna... I giudizi, quando è che ci sono i giudizi su una persona, su un paese, o quando le persone non fanno le cose come si deve, giusto? Perché se tu hai il test del motorino, se vai secondo le regole e tutto, quando vedi la polizia non hai paura, giusto? Perché cosa ti può fare? Sei tutto a posto. Quando non sei a posto, allora hai paura che può esserci un giudizio non buono, giusto? Quindi cosa succede? Ti dice come fai a aggiustare? Metti a posto i pensieri, facile, purificali e rendili santi. Purificarli vuol dire iniziare a pensare cose pulite e santificarli, pensare alla Kadosh Baruch Hu. Adesso bravo. Diceva che bisogna purificare i pensieri. Ok, è una cosa che dicono tutti i rabbini, non è una roba che deve avere pensieri puliti, non è una cosa che dice Rabbi Nachman, ma Rabbi Nachman ma non lo sapeva, c'è scritto ovunque che bisogna purificare i pensieri. Cosa ci viene a insegnare Rabbi Nachman di più? E da qua abbiamo iniziato a viaggiare un po' a destra e a sinistra, che in pratica, cosa vuol dire purificare i pensieri? È una cosa così profonda, fratello, ma così vera e così... Ogni volta come fai a purificare i tuoi pensieri e se metti una minima, elimini la tua ishiut. Come si dice ishiut in italiano? Ego. L'ego. Una minima. Il tuo essere, il tuo essere, che sei tu, lo abbassi una minima. Ogni pensiero che riesci a abbassare una minima, che ti rendi conto, c'è Dio. È Dio, perché noi vedi che c'è scritto Yud Kei Vav, che il nome di Dio c'è scritto ogni volta. Metto l'adesivo nelle brachot, nelle benedizioni. Quando tu c'è scritto nel Sidur, cosa c'è scritto? Yud Kei Vav, che dicevo l'altro giorno mia moglie, Nachman mi ha aperto gli occhi, perché io adesso posso stare qua a parlarti un quarto d'ora. Se tu prendi un Sidur Sfaradi, c'è scritto uno qua, scusami. Ogni benedizione, ho aperto a caso, vedi che ogni volta che c'è scritto Hashem, Yud Kei Vav, vedi qua che c'è un nome in più? Cos'è questo? Cosa devi fare la Kavanah? La Kavanah, sì, l'intenzione, però qua cos'è? Yud Kei Vav Kei Adnut. Ok? Cosa vuol dire? Sono due nomi di Dio che in pratica vengono messi così, c'è la Yud e poi la Aleph, vengono in quattro lettere vengono infiltrati così. Questo si chiama Yichud, vuol dire un accoppiamento che dobbiamo fare. Ok? Devi pensare quando fai Baruch Ata, dici benedetto tu Dio. Dio lo dice col nome Adnut, ok? Che vuol dire mio signore, però in realtà c'è scritto Yud Kei Vav Kei, ok? E devi pensare che unisci, ok? Puoi iniziare,
quindi posso parlare, fratello, che Yudke Vav che è 26, Adnut 65, 26 più 65 quanto fa? 91. 91 è Gematria Amen, Gematria Sukkah, Amen e 91 è il Chud, vuol dire, quando dici Amen vuol dire che ok, è come se stai firmando che... E se tu vedi nel Kaddish, quando fai un'altra preghiera, il nome invece deve avere Yud, Aleph, cioè i nomi infiltrati così, li ha così. E hanno anche un altro intenzione. Fratello, puoi andare avanti a parlare di sta roba qua nel Kaddish. La men del Kaddish ti dice, fai la kavanah di questo nome, che in pratica Yud Kevav, che invece di essere così, Yud Kevav, che, cioè fai finta Yud Kevav, che sono queste quattro lettere, invece di essere così e così. Cioè, slittato. Cosa vuol dire? Voglio dire una marea di cose secondo la Kabbalah. Kabbalah noi bepashtut, nel semplice, c'è scritto il mio nome, lo scrivi ma non lo puoi dire. Cosa vuol dire Yud Kevavke, il nome che vediamo? Diciamo, noi lo chiamiamo Adnut. Cosa vuol dire mio signore? Però il suo nome non lo possiamo dire, Yud Kevavke, non lo diciamo. E spiega il Ram perché. Perché Dio è vero, Dio è la vera verità, ok? Yud Kevav che vuol dire che la Metziut, cosa vuol dire? La tua realtà è tutto che è Dio. Ok? Yud Kevav che, quando tu vedi Yud Kevav che, vuol dire che tutto è Dio. Cioè non ci siamo io, te, il telefono, quello. Tutto è Dio. Dirlo in questo mondo non riesco a dirlo, perché sarebbe una bugia, giusto? Sarebbe una bugia se io dico il nome di Dio, è una bugia. E quindi cosa ti dice i chachamim? Ti dicono no, quando vedi di mio signore Adonì, mio signore lo posso dire, mio signore lo posso capire, che c'è un qualcosa più grande di me, che gestisce tutto il mondo, che è sopra tutto, quello io lo posso capire. Aval che è tutto Dio, lo posso leggere, aval nemmeno dirlo posso dirlo, nemmeno dirlo perché non è la verità. Dio è vero, la Torah è verità. Non è la verità ai miei occhi. No, non è la verità. Posso dire, io posso stare qua a farti le lezioni, quello che vuoi. Se veramente ci credo, cosa vuol dire che tutto è Dio? Fino adesso abbiamo sentito la storia di Nachman Ben Rin, il padre che poverino, c'è il bambino che ha una malattia al cervello. Ha chiesto ai dottori, che anche quello che studiamo sia per la sua guarigione. Ha chiesto ai dottori: c'è mai uno al mondo che si è salvato da sta roba? Fa zero. Adesso uno va così e deve sapere che anche quello è Dio. Non è un lavoro facile per noi, a noi quando ci taglia la strada, quando buchi la gomma, non riusciamo a vedere che tutto è Dio. Ci sono persone che hanno delle prove ancora più elevate. Qualsiasi cosa che infatti c'è scritto, nel giorno in cui sarà Dio il suo nome sarà uno. Cosa vuol dire? Che il bene e il male dirai, a Tova metti tutto per il bene, tutto lo vedrai. Adesso possiamo dirlo. Non puoi dire il nome di Dio che qua vivi nella Metziut, vuol dire nella realtà di Dio. Non riesci a dirlo adesso, se tu lo dici è una bugia. E tutto quello che noi diciamo i nomi ha un mega valore. L'altro giorno studiavamo, tu guarda adesso tra un po', oggi facciamo iniziare il mese di Elul, poi hai 10 giorni che si fa Tshuva tra Rosh Hashanah e Kippur. In quei 10 giorni cosa dici invece di dire che è la Kadosh, vuol dire il Dio santo, dici il Re santo. Qui succede una cosa diversa. Cosa vuol dire? Che dire il nome il Dio, Aleph Lamed è un altro dei nomi di Dio, ok? Quello non lo puoi cancellare, per esempio, ok? Lo puoi dire, però lo possiamo capire, un Dio, però non lo puoi cancellare come nome. E durante quei 10 giorni, che sono 10 giorni in cui c'è scritto che Dio viene incontro a noi, ci becchiamo nella foresta, in quei giorni lì, come lo chiami? Il Re Santo. Non il Dio Santo, il Re Santo. Perché? Perché scende verso di te. La parola Re la puoi anche cancellare, Melech, non hai problema, puoi cancellare. In questi 10 giorni viene verso di te in un nome che addirittura scende proprio dove sei tu. Una volta un ragazzo mi diceva, gli ho chiesto, com'è che hai conosciuto Rav Kook? Rav Kook di Tveria. Una volta stavo facendo una passeggiata, non era religiosa questa persona, stavo facendo una passeggiata dentro al lago di Tveria e ha visto una persona sulla sedia a rotella, si è seduto vicino a lui, e hanno iniziato a parlare, sono stati a parlare un'ora e mezza. Mio papà gli ha detto, come ti chiami? Io mi chiamo Dovale. E tu, Moshe? Ok. Dopo un po' di tempo lui era un professore, tra l'altro anche un dottore chirurgo. E gli ha detto, dove posso trovarti? Mi fa piacere parlarti. Mi fa, vieni a trovarmi, io sono qua a Tveria, gli ha dato l'indirizzo del coso, se l'è scritto, fai il cellulare, fa no. L'ha aiutato un attimo con la sedia a rotelle e lui se n'è andato.
detto sì, mi vengono a prendere. Dopo un po' è andato a trovarlo in Shibari, ha detto scusa, sto cercando Dovale. Al tempio di ancora un po' lo volevano uccidere, capito? Ma Dovale, Rav Domo, non so se è un Rav, l'ho visto sulla sedia a rotelle, sì, ma come lo chiamo? Ma me l'ha detto lui. Alla fine è entrato dentro, l'ha visto, il Rav gli ha fatto una festa, quando l'ha visto ha detto, oh Moshe, l'ha abbracciato, lascia stare, se non avvicinati, però per dirti, questo oggi lo vedi con le priote, però vedi com'è che l'ha conosciuto, se fosse andato al tempio non gli avrebbe parlato, perché al tempio è il Rav e tutto, e invece l'ha beccato così mentre girava nella foresta, così adesso Dio, Bezrat Hashem, diciamo Amelech Basadeh, il re nella foresta, in questo periodo è più vicino a noi, possiamo più captarlo, capito? E sono dei giorni fantastici per avvicinarci a Dio, Bezrat Hashem, è quello che dobbiamo fare, Bezrat Hashem. Allora, quello che ti dice qua, Rabbi Nachman, io non me lo puoi aprire qua in italiano, che ti dice che il punto, quello che possiamo avvicinarci a Dio, è che possiamo fare amtaka, vuol dire mitigare, qua dice è un italiano bello, però vuol dire addolcire i giudizi, come fai? Tenendo il pensiero più puro e più santo. Abbiamo detto, cosa vuol dire il pensiero più puro e più santo? Vuol dire anche una minima togliere l'ego, una minima, adesso tua moglie ti dice fai una roba, una minima mi attivo, tua madre ti dice una minima basso l'ego, una minima ha un valore enorme, non vuol dire ogni volta sei uno deve fare i cambiamenti enormi, c'è scritto Rabbi Nachman, credo che sia nella Torah Memche, dice che ogni volta che una persona dice io adesso faccio una cosa, è difficilissimo, dal cielo gli sembra che gli impediscono proprio di farlo, come quando uno quando è che il faraone ha iniziato a correre dietro al popolo ebraico? Quando sono usciti, nel momento in cui una persona dice voglio uscire, il faraone non ti molla, il faraone pera, proprio il male ti si attacca dietro. C'è un ragazzo che mi ha detto io voglio finire di fare questo lavoro qui, un po' di zanza che faceva. Con la cavò, dove abbiamo fatto una festa, per esempio, senza entrare nei dettagli. Due giorni dopo mi richiama Faedo, non ce la faccio. Ho detto, perché? Cosa è successo? Però mi è arrivata una multa, devo pagare un botto di soldi se non lavoro. Da allora sono passati 4-5 anni ancora dentro sta schifezza. La multa sicuro l'ha pagata da un pezzo, per esempio, lo Yezerra non ti lascia andare. Se tu adesso dici, guarda, io adesso non voglio più giudicare mia moglie, non gli voglio più fare, o non voglio più giudicare al lavoro, voglio essere sempre col sorriso, qualsiasi cosa succede la prendo, yud kebab, che è tutto Dio. Marco, pensi che lo Yezerra ti dice, sì, e vai. No, il barone ti si attacca qua subito, vedrai che lo stesso giorno ti succede. L'unica regola che ti dice Rabbi Nachman, e non arrendersi, non guardare indietro. Com'è che il popolo ebraico è uscito da... Non ha guardato indietro. Cosa vuol dire? Non guardare che ci hai provato 100 volte e non ce l'hai fatta. Non guardare che hai detto, adesso faccio sta roba 1000 volte, adesso decido 1000 volte che mi alzo al tempio, 1000 volte sono 355 giorni all'anno, per male, un po' di giorni ce la facciamo ad alzarci. 3 anni che non riesco ad andare al tempio, ma tutti i giorni voglio andare. Dice, voglio, non metti neanche la sveglia. Non mi scende, voglio andare al tempio. Non ce la fai, il giorno dopo alzati e vai. Zen c'è scritto Benikute Alachot, Rabbi Nathan dice che ci sono due tipi di chutzpah. Chutzpah è sfacciataggine, ok? Che il papà del Rabbi Milubavitch, che era uno tzaddik enorme, sai che era in Siberia, aveva scritto su delle foglie il Kiddushei Torah, ha detto che quando cadrà Asa, così dice, si costruirà il Bet HaMikdash. Però dice Asa cosa vuol dire? Azut de Klipa. Cosa vuol dire? Azut vuol dire la sfacciataggine del male. C'è una sfacciataggine che è negativa. Cosa vuol dire una sfacciataggine? Dammi, mi merito, è mio, perché me l'hai preso? Quella è sfacciataggine. Ogni volta che noi ce la prendiamo con Dio, quella è sfacciataggine. Quando si abbatterà quella sfacciataggine e si accenderà la sfacciataggine di Kedusha, allora Rabbi Nachman dice, cos'è la sfacciataggine di Kedusha? Che io, che sono il nulla del nulla, sono caduto 1000 volte, ma sono un bugiardo con me stesso, con te, 1000 volte ti ho detto che da oggi mi sveglio tutti i giorni alle 12.30, faccio tikkun chatzot, tutti i giorni, tutti gli anni te lo dico a Rosh Hashanah, non ce l'ho fatta una volta.
comunque vengo e ti chiedo, Hashem, ascoltami. Sono 10 anni che dico, guarda, io mi voglio svegliare la mattina ed essere felice, giudicare tutti i positivi, non ce l'ho fatta una volta in 10 anni. Ma Hashem, di nuovo vengo a dirtelo, vengo e ti dico, Dio, guarda, ti prometto che non voglio più rubare, non ruberò più a nessuno. Arriva l'occasione, boom, rubi. Cioè, poi di nuovo vieni al tempio e dici, Hashem, ti prego, aiutami. Ma ecco, sfacciataggine. Questa è la sfacciataggine di Kedusha, è la sfacciataggine giusta, e per questo Dio ha scelto il popolo ebraico, perché non si arre- non ha sfacciati, c'è scritto hanno la zuppanim, hanno la sfacciataggine. Cosa vuol dire? Che anche se siamo caduti nello schifo dello schifo mille volte mi ha detto, oh, se mi tiri fuori io continuo a chiedertelo, non bisogna rifare. Noi siamo abituati, sai, come pensiamo che il rapporto con Dio è come, sai, gliel'ho chiesto 2 volte, gli ho chiesto i soldi una volta, non glieli ho ridati, la seconda volta non li ho ridati, la terza non glieli chiedo più, dai, che vergogna, prima gli ridò no, vai, se è così a Kadosh Baruch Hu, dice, questo io voglio la sfacciataggine, perché è tutto lui, anche le tue cadute sono lui, è lui. Il fatto che sei caduto non sei mata a sé, sentivo Rav Abrami, che uno è venuto e gli ha detto, Rav, mia figlia come si dice, sta uscendo con una persona non della nostra comunità, nel senso che è un muslim di qua. E lui ha detto, ma noi siamo maroccani, arabi, ne abbiamo passati di tutti i colori, per me è un trauma. E il Rav gli ha detto, ma tu volevi che lei si sposasse, cioè che lei uscisse con una persona del genere? Ha detto, ma va Rav, allora cosa puoi fare? C'è Dio che controlla il mondo, sei tu che controlli il mondo. No, tu devi soltanto essere felice, perché ogni istante che non siamo felici le nostre preghiere non salgono. Il fatto che noi, la cosa con cui dobbiamo rafforzarci, mamash, essere felice e fare la tfilà, la preghiera con felicità. Perché se una persona è triste, la felicità, la tfilà non sale. Una persona sente Dio quando ti vede felice, dice, guarda mio figlio, e prende tutto a cuore tuo, sa che sono io. Cosa vuol dire sapere che tutto viene da Dio? Uno dice, ah, ma io credo, metto i tefili in studio, e poi è sempre triste. Ah, perché quello mi ha fatto così, quello... uno può farti qualcosa? Uno dice, l'altro giorno, sai che il mio figlio si è aperto qua, non mi strada, te l'ho detto? Con Corchine, il monopattino, nello skateboard, si è aperto, gli ha messo sta crema qua che gli addormenta la zona per fargli, gli ha fatto 3 punti. Fratello, come piangevo, paura, gli ho detto, guarda, ma abbiamo studiato un po' di tempo fa che la paura è l'impurità più grande, e tutti i problemi che cadono su una persona è per la paura. Se una persona non ha paura, il 99% di tutti i tuoi stress, le tue robe, non vanno via. È proprio la paura, e la paura, la Rizal dice che è idolatria, addirittura, e quindi ti porta dell'impurità addosso. Cioè, vai a spiegare a un bambino di 11 anni e mezzo aperto qua, che gli dicono, adesso ti dobbiamo cucire. Alla fine siamo entrati dentro, c'era uno che aveva paura perché l'ha iniziato a lavare, e questo infermiere gli ha detto, no, ti prendo, dimmi se senti qualcosa. Io dovevo guardarlo perché mi guardava, ma gli ha preso qua, mamma mia, però era addormentato, e lui mi guardava proprio rilassato, il bambino, e gli ha chiesto, no, ma senti qualcosa? Fa no. Ha detto, come no? Fa no. Allora gli ha fatto il primo punto e gli ho detto, guarda, se ti fa male stringimi la mano. Fratello, non ha detto ai e non mi ha neanche fatto niente. Gli ho detto, mamma, non hai sentito cosa ha fatto? Ah, ha già fatto? Gli ho detto, che era, guarda, un'ora, abbiamo avuto 50 minuti, poi non erano 50 minuti di paura, però hai avuto questa ramma, giusto, questa tristezza, questa paura addosso, anch'io, perché dicono dobbiamo cucirlo. Senti la parola cucire, pensi che è la macchina, sai, da cucire. Tutto da cosa è venuto? Dalla paura. Tutto dalla paura. Alla fine, in realtà, cos'era? Una roba, tac, un minuto e finito. A Kadosh Baruch Hu di continuo ci mette davanti delle prove. Dobbiamo dire: ma può succedere qualcosa, come si dice, che tu non vuoi, che non è per il bene? Come diceva sempre la nuova canzone di Laizu, Yetov, odio Tertov, sarà buono, ancora meglio, ancora meglio, ancora meglio, ancora meglio. Ma a Kadosh Baruch Hu può farmi qualcosa che non è bene per la mia anima? È ovvio che è tutto lui. A Kol Zeh Hashem. Questo, come si dice, durante Rosh Hashanah, ti dice, deve arrivare a fare il fatto, scusa, lui dice che in realtà per addolcire tutti i giudizi devi avere il pensiero una minima
di togliere te stesso e dare spazio a Dio, una minima, anche una minima, ok? E non arrenderti, se non ce la fai, non guardare indietro, vai avanti, ok? Non ce l'ho fatta mille volte, ce la farò domani, ok? Ma lui ti dice, perché nel pensiero, perché? Perché lì è la fonte di tutti i giudizi. La fonte di tutti i giudizi, perché cadono i giudizi su una persona? Perché una persona non ha i pensieri santi o puri. Cosa vuol dire? Perché? Perché in pratica tutto il fatto che noi abbiamo giudizi, come ho detto prima, perché facciamo delle azioni o delle cose che o pensiamo non nel modo giusto. Quello è l'albero dell'Ezzatato, cioè l'albero del bene e del male, giusto? Sì. E quindi il lavoro è aggiustarlo alla fonte. Cioè io posso dire aggiusto qui, aggiusto lì, il vero motivo è è alla fonte, quindi noi dobbiamo aggiustare la fonte e quindi avere pensieri positivi. Infatti ti dice, è per mezzo della santità e della purezza dei pensieri, perché lì è la loro fonte. Come c'è scritto nello Zohar, tutto nella mente viene purificato. Così scritto nello Zohar, però anche qua non abbiamo usato la parola giusta, perché guarda, nello Zohar c'è scritto Kulo b'machshava itbareru. Non so come si dice in italiano, il barerù vuol dire viene setacciato, viene raffinato, tutto viene raffinato nel cervello, questa dovrebbe essere la traduzione giusta, giusto? Raffinato cosa vuol dire? Togli il bene, togli il male, tieni il bene, giusto? Questo vuol dire raffinare. Lo Zohar dice che tutto viene nella mente, viene raffinato, vuol dire che nel cervello puoi aggiustare senza dover andare in giro o robe, no? As dice, tuttavia è possibile ottenere una mente pura solo attraverso all'attaccamento agli tzadikim. Come fai ad arrivare ad avere una mente pura, quindi a cancellare i giudizi? Abbiamo detto che la fonte dei giudizi è nella mente. Soltanto se ci attacchiamo agli tzadikim, perché? Che sono i giusti. Come scritto in Esodo 13:19, per chi vuol vederlo, e prese Mosè le ossa di Yosef. Ok? E spiega qua Rabenu, dice che Mosè è l'aspetto della mente, mentre Yosef è l'aspetto dello tzaddik. Ok, Mosè rappresenta la mente e c'è un perché, non voglio entrare in quei dettagli, però se li vuole lo vediamo. E dice, cioè, qua Rabbi Nachman ti dice, cioè non c'è perfezione nella mente se non attraverso l'attaccamento degli tzaddikim. Perché? Perché per uscire dall'Egitto... Mosè aveva bisogno dello tzaddik, aveva bisogno di prendere Yosef, di collegarsi con Yosef. Perché? Perché lo tzaddik, fratello, il suo lavoro, è come quello che parlavamo in questi giorni, il suo tzaddik non è venire e dire, ah, io sono tzaddik, servi me. Questa è una cavolata mostruosa. E il fatto dello tzaddik non è una squadra di calcio. Io sono Breslau, quello è Chabad, quello è Stam Shtuyot. Tutti credono, ci sono un botto di posti nei Rishonim, Achronim, che gli tzaddikim sono chiamati Shabbat, così lo chiama anche lo Zohar. È come le altre persone, sono come i giorni della settimana, lo tzaddik è Shabbat. Ok? Cosa fa Shabbat? Innalza. Lo tzaddik deve aiutarti a avvicinarti a Dio. Questo è il lavoro dello tzaddik. E più uno tzaddik è grande, più ha la possibilità di tirare su le persone più in basso e più ha la possibilità di tirare persone come noi, che siamo così in basso, le può tirare vicino a lui. Ma è soltanto un ponte. Non vuol dire che se non ti colleghi con lo tzaddik allora non vali. Capito? Non vuol dire che se una persona non è collegata con Rabbi Nachman allora non serve Dio. No, ma Rabbi Nachman, come diceva Rav, è venuto a aggiungere fede. È venuto ad aggiungere fede nel mondo, è venuto a mettere Yud Kei Vav Kei ancora di più. Non è venuto a togliere anche una nonna tripolina che accende le candele per dire, ah, mio nipote non sta bene, ti prego Dio aiutalo che sta bene. Accende le candele così, ha uno tzaddik, accende Rabbi Shimon, Bezrat Hashem, che è venuto a togliere quello, adesso quello vale di meno, no? Ma lui non si collega con lo tzaddik, no. Una persona si siede legittima lì col cuore aperto, arriva direttamente a Dio, mamash. Cosa è venuto a aggiungere Rabbi Nachman? Rabbi Nachman è venuto a insegnarti che se vai dallo tzaddik, lo tzaddik può essere come un ponte, invece di passare tutte le strade, devi andare giù, no? Ti porta direttamente dove devi arrivare, è come se devi passare, invece di fare salite, ti fa passare un ponte, ti dice, se senti consigli, ti dice, ascolta, parla con Hashem, parla col cuore in mano, ah, è diverso,
No, ogni volta che vai dallo tzaddik, come abbiamo detto, ogni volta che anche studiamo, devi avere una minima, come chuta seara, vuol dire come un pelo, un upgrade. Un upgrade in cosa? Secondo quello che dice qua, nel nostro cervello, che abbiamo il cervello, una minima che togliamo della nostra essenza. Siamo meno. Sai come si dice io in Yiddish? Ich. Mi fa schifo, no? Però che dice io, ich, anche in tedesco, ovviamente. Io voglio fa schifo. Ogni volta dobbiamo sapere che pian piano dobbiamo togliere questo io, dobbiamo toglierlo. Come? Ogni volta una minima. Se non eri tu, perché che Asaf ci dice fate il show e registratelo, ti dico la verità, io mi sento così che faccio, veramente non te lo dico così, te lo dico ma chi è che vuol sentire? Io posso insegnare qualcosa a qualcuno, sono Hashem Azor, dove sono quei pensieri, dov'è la mia fede, posso parlare di fede, ci sono dei tzaddikim, vai alle lezioni, ci sono dei rabbanim, magari la gente parlasse ebraico solo per sentire qua che gente c'è, prevese viene qua il rabba, 15 libri, c'è scritto qua, te lo... ti dico la verità, ma è un'offesa alla Torah che io parlo di Rabbi Nachman, ma mash. Avamo la sera che il suo cuore ha messo così, diceva, tu parli italiano, traduci quello che c'è scritto. Abbiamo tradotto qua e si blocca, almeno finiamo la Ze. Allora abbiamo detto che anche Moshe si è dovuto legare allo Tzadik. Ine ti dice, e prese Moshe le ossa di Yosef. Moshe è l'aspetto della mente e Yosef è l'aspetto dello Tzadik. Cioè non c'è perfezione nella mente se non attraverso al Tzadikim, così diceva Beno. Se vuoi avere la vera... Facciamo, cosa vuol dire credere negli tzaddikim? Non vuol dire credere solo a Rabbi Nachman, vuol dire credere a Rashi, vuol dire credere al Rav Ovadia, al Rav Kanievski, vuol dire credere negli tzaddikim, che gli tzaddikim ne sanno una minima in più di noi. Però come dice Rav sempre, se tu non credi che la tua preghiera vale un botto in cielo e credi che no, la preghiera dello tzaddik vale, vuol dire che stai facendo idolatria. Quella è idolatria. Vuol dire che stai mettendo lo tzaddik e lui sì che le sue preghiere le ascoltano. No, tu puoi dire, guarda, lo tzaddik, visto che ha tanti meriti, magari la sua tfilà riesce a innalzare la mia. Che la tua preghiera vale un botto? è una roba, non c'è roba più stupida a pensare al contrario, capito? Quello che vogliono gli tzaddikim è che ti rendi conto che tu vali un botto. Lo tzaddik, il vero tzaddik, vuole che tu diventi più tzaddik di lui. Il lavoro degli tzaddikim non è venire qua e dire bella, mi hanno chiamato tzaddik, mi hanno chiamato rabbi. No, il lavoro dello tzaddik vuole che tutti si avvicinano a Dio. E questo è quello che vuole lo tzaddik. E quindi, come si dice, quando vai da lui, dice, vai, prego per te, Bezrat Hashem, faccio i digiuni per te, in modo che stai bene, ti puoi avvicinare a lui. Non credere che sono io, perché sennò hai fatto dello tzaddik idolatria. E ci sono purtroppo tante persone che si rimbambiscono di sta roba qua. A me questo Rav mi ha fatto tornare Beciuva, questo Rav, Rabenu, Rav Azeh, Rabbi Michabad. Lo sai, Baruch Hashem ti ha preso e ti ha tirato fuori. Il vero tzaddik vuol portare tutto a Israele. Moshe Rabenu vuol portare tutti a Dio, non vuol portare a lui. Ogni volta chiamava Moshe, cosa dice Rabbi Nathan, ce lo chiamava. Perché lo chiamava ogni volta? Ma non era lì? No, lui faceva, diceva fai così, lui faceva, quando aveva finito di fare si spostava. Diceva, sai, io ho finito. Ogni volta diceva, vieni Moshe, ma come? Ma mi hai detto di tirarli fuori, li ho tirati fuori. No, adesso portali di qua, ok? Li porta di là, va via, Moshe, vieni. Ma come vieni? A Odapam, fai questo. Ogni volta. E lui si sentiva, ok, quando hai bisogno di me, mi chiami? Lavoriamo per la causa, giusto? La causa di Yosef. Azuomer po, e Rosh Hashanah è la fonte dei giudizi, che abbiamo detto che tutti i giudizi vengono aggiustati nel cervello quando noi riusciamo a avvicinarci. Il cervello riesce a avere pensieri più puri e più sacri quando si avvicina agli tzaddikim. Cosa vuol dire? Che quando arrivi dallo tzaddik, come abbiamo detto prima, non arrivi dallo tzaddik e dici io lo conosco quello, no, arrivi dallo tzaddik per capire quanto sei lontano tu. Come abbiamo detto diverse volte, lo tzaddik ti insegna quanto sei menutak, come si dice, distaccato da Dio. Vedi come lui serve Dio, come dal Rav, lo vedi tutto il tempo con la mano, fa così, no? Cosa fa? Fa Yud Kei Vav Kei di continuo, Rav.
Rav con la mano fa sempre Yud Kei Vav Kei. Adesso, fratello, noi ci pensiamo una volta al giorno a Dio, che la realtà del mondo è Dio. Lui di continuo con la mano fa, in pratica sta dicendo la realtà è Dio, è tutto Dio. Così di continuo, lui vive così, è tutto Dio. Ti vede, vede Dio. Vede. Quando tu vedi uno tzaddik che vive così, cosa fai? Sai, 24 ore al giorno, neanche un minuto pensavo che esiste Dio intorno a me, che... Una minima inizio a pensare, un minuto, inizio a fare una benedizione, una minima con più kavanà, con più intenzione. C'è uno ha chiesto a Rav Zalani, Rav, cosa dobbiamo, qual è la kavanà, l'intenzione che dobbiamo mettere ad Arvit di Rosh Hashanah? E lui gli ha iniziato a leggere le parole di Arvit, normale. Prendi, fai, Rabbi Natan, mi ha detto l'altra settimana forse, non mi ricordo se l'avevamo registrato o no, però Rabbi Natan una volta è arrivato da Rabbi Nachman, gli ha detto è mancato oggi no, la Elola, scusa, la scarà dello zio Shmuel, può essere Matim, può andare bene. Dice il Rav, Rabbi Natan una volta è andato da Rabbi Nachman e gli ha detto a Rav, oggi la scarà è il ricordo della morte di mia madre, cosa posso fare? Per la sua anima, e Rabbi Nachman gli ha detto fai Asher Yatzar, che è la benedizione che fai quando esci dal bagno, una minima un po' più serio, una minima un po' più serio, questo gli ha detto, lui, Rabbi Nachman pensava gli dicesse fai, non so, il digiuno, no, quello una minima più serio, non gli ha detto di fare una roba grandiosa, una roba che è alla tua portata, ma mettici l'intenzione è capire le parole, che Dio ha fatto i buchi e buchi, se soltanto si ferma una piccola roba, Hashem Yazor, cosa può succedere, giusto? Asbezrat Hashem, se lo tzaddik, quello ti deve insegnare, non dici va, vado dallo tzaddik, ma dici, ah, vi, sono stato da quello tzaddik, ah, vedi, anch'io sono tzaddik, no, se vai dallo tzaddik e esci, dici, ah, il mio tzaddik è il migliore, perché hai fatto lo tzaddik come un'idolatria, e tu invece di abbattere il tuo ego hai fatto l'ego ancora più grande. Purtroppo quando ci sono tanti Balei Tshuva, purtroppo Baruch Hashem, ci sono tanti Balei Tshuva che tornano a Dio, noi veniamo da un mondo totalmente opposto, dove tu devi farcela, tu devi essere migliore, tu devi riuscire, tu Piton pian piano inizi a capire che la Torah è la verità, ti sposti verso la Torah, è difficile eliminare il tu, allora inizi a dire nella Torah ci vuole questa ego nella tua Baruch Hashem, vedi che io ce l'ho fatta a studiare, Baruch Hashem, il mio Rav è il numero uno, il mio tzaddik è il numero uno, ma bisogna stare attenti, perché non è il vero lavoro. Il vero lavoro che ci insegna gli tzaddikim è abbassare il nostro ego e lasciare spazio a Dio, e ti dice che la mente da sola non può arrivarci, soltanto collegandosi con gli tzaddikim. E nel momento in cui ti colleghi con lo tzaddik ti insegna quanto devi essere più umile, allora puoi rendere più bassi il volume dei giudizi e renderlo più basso. E quando è il giorno dove ci sono più giudizi durante tutto l'anno? Rosh Hashanah, Bidiuk. E Rosh Hashanah è la fonte dei giudizi di tutto l'anno. Quindi si devono quindi purificare i pensieri per mitigare i giudizi, giusto? E come abbiamo detto che puoi mitigare i giudizi nella mente? Grazie all'attaccamento agli tzadikim, nahon? E per questa ragione si viaggia dagli tzadikim per meritare la santità del pensiero. Bezrat Hashem ce ne schia, abale, di avvicinarsi agli tzadikim, e non solo avvicinarsi agli tzadikim, anche di migliorare il pensiero. Apro una parentesi. Insomma, Baruch Hashem, tante persone che sentono su YouTube le lezioni, e poi mi ricevo i messaggi, ma questo qui mi ha fatto così, non parlo più con... Ci abbiamo 250-280 lezioni su che parliamo tutto il tempo di non prendersela, le robe del genere, ma sentivo l'altro giorno una storia, dicevano che c'era due sorelle, che la madre stava male e alla fine stava per morire, una delle due sorelle, quella un po' più grande, ha tenuto la madre per più tempo, se l'è tenuta in casa e tutto, allora la madre gli aveva dato dei gioielli, quando la madre è morta avevano dei soldi, una casa, hanno diviso la casa e tutti i soldi, hanno diviso per due sorelle, e la più piccola diceva dammi anche i gioielli, e la grande ha detto no, io ho curato mia madre, me la sono tenuta per un anno in casa, e tutto, lei mi ha dato i gioielli, me li tengo io. Gli ha detto no, ma hanno un valore, eh? Fratello, hanno smesso di parlarsi per questi gioielli, un anno, 2 anni, 3 anni, 5 anni, 10 anni, 20 anni, 30 anni non si sono parlati con sorelle. 30 anni,
dopo 30 anni la sorella che aveva i gioielli ha detto: ah, fammi andare a vedere, li voglio dare ai miei nipoti, fammi vedere quanto valgono. Vabbè, è andata a vedere quanto valevano. Un euro, 5 euro, i gioielli del cavolo. Per un euro, per 30 anni non ha parlato con sua sorella. 30 anni non ha parlato con sua sorella per 10 euro, 20 euro, 1000 euro, 100.000 euro. Ha un valore una roba del genere? Ha un valore, un dolore mostruoso? Per cosa? Per cosa? Ha sotto da fare anche noi in questo mondo. Uno dice: ah, ho litigato perché non mi ha fatto onore qua. Non si parla alla gente per un anno, due anni, tre anni perché lui mi ha fatto... tra 30 anni, 40 anni ti renderai conto che quello che ti hanno fatto ha un valore piccolo così rispetto a quello che potevi guadagnare dall'aiutarsi uno con l'altro, o quello che potevi guadagnare dalle vater, come si dice, dal rinunciare, lasciare andare, o amare. Amare di clare, un plus. Amare è già un plus enorme. Rinunciare, non prendertela, quello amare di clal è fantastico, ma rinunciare, però bisogna sempre ricordare, come diceva Steinman, diceva: narraitim gamzakantim narraitim evater mazzi, vuol dire ero giovane, poi sono diventato anziano e non ho mai visto chi ha rinunciato che ci va a perdere. Bezrat Hashem ce ne scheve, Bezrat Hashem di avere pensieri positivo, di abbassare anche una minima lego, Bezrat Hashem per Rosh Hashanah, e ce ne scheve di arrivare dagli tzadikim veri, e in particolare che riusciamo ad arrivare da Rabbi Nachman, Bezrat Hashem a Rosh Hashanah, uman uman Rosh Hashanah. שיהיה לילוי נשמה הרבי שמואל בן רחם, בעזרת השם, ולהבדיל לרפואה שלמה של נחמן בן רינה.